siamo nel bus della gioventù. Ecco Nene che danza sotto la pioggia come un aborigeno. Ma sei deficiente, torna dentro. Beh, almeno questa volta ha fatto la doccia. Vedi, la camera ed esci. Ma perché devo uscire sotto la... Vieni dentro che ti prendi un malanno. Se no io sembri mio nonno. Buona persona lui. Siamo a Cabulcia, è una cittadina vicino a Woodford, dove andremo domani per il festival a Woodford. Per ricaricare le batterie e ci sono stati... Là, Australia. Sembra che ci stia per venire un tornado. Speriamo che arrivi adesso, così non arriverà domani, perché domani siamo 3 giorni in un campeggio in un prato. Finalmente arrivati a Woodford, questo è il nostro campeggio. Per chi non lo sapesse, in Australia uno degli sport più seguiti è il cricket e qui abbiamo un esempio di partita qui al festival. È una dimostrazione. È un replay analogico. Eh? Fai troppo un extension. Chisti troppo. Questo è un workshop dove stanno imparando a creare un didgeridoo. Il didgeridoo è un strumento tipico australiano, aborigeno. Molto spesso è intagliato, ci fanno tutte delle decorazioni sopra. Questi sono quelli finiti. E come vedete spesso è decorato. Waiting for your love.
Stand like I'm winning a fall from my roots stick deep. I stand on the top. We're doing a workshop tomorrow morning called Mustang Meditation. We found this really cool chick in this town and we wrote this song about it. Near Murphy Town, North Carolina, we went in search for southern kindness. Have a good time. Yeah. Nice. Thank you very much. Sì, è esattamente quello che pensavo. Sembra incredibile, ma con questo nuovo dread che ho fatto, eravamo davanti a un ristorante del festival qua per guardare un menù. Nene ha tipo un turbante in testa ed è vestita un po' corto. Ma cosa vuoi dire con... Vabbè. Io ho un dread e non lo so, ci ha visto mezz'ora lì davanti, ma non perché fossero problemi, che lei non sa decidersi cosa prendere. E a un certo punto il cuoco, o insomma il cameriere al bancone, mi fa: che c'è? Praticamente gli era avanzato un panino col pollo e mi fa: magari questo può aiutarvi. Ora, ce l'ha dato gratis perché era avanzato e fa: ora, non so se c'è stato un fraintendimento di qualche tipo, ma io la vedo molto come una cosa tipo: do da mangiare ai poverini che non sanno cosa scegliere perché non hanno soldi per prenderle. Una col turbante, l'altra con uno zingaro. That's when our 3 minutes will start from. At the end of 3 minutes, you'll hear the bell sound again.
Thank you.